Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in merito alla situazione dei lavoratori LSU, LPU, che manifestano a Lamezia Terme con le organizzazioni sindacali CGIL e CISL e UIL. Ritengo necessario un suo autorevole e tempestivo intervento, scrive Oliverio alla Premier, relativamente alla problematica di oltre 4.500 lavoratori LSU e LPU, che in Calabria garantiscono i servizi in circa 400 comuni da oltre 20 anni. Ieri noi abbiamo approvato il bilancio preventivo del 2019 e nel bilancio preventivo abbiamo non solo riconfermato i 39 milioni che in questi 4 anni hanno consentito la contrattualizzazione dei 4.500 lavoratori, aggiungendoli questi 39 milioni di euro ai 50 milioni del fondo dello Stato, ma abbiamo deciso la storicizzazione di questi 39 milioni, ovvero che nei prossimi anni nessuno potrà mettere in discussione questi 39 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di questi lavoratori.